Benvenuti alla puntata numero 323 del Punto. Andiamo a conoscere gli ospiti di questa puntata, di questa trasmissione. Allora, salutiamo il vicepresidente dell'Assemblea legislativa, Marco Vinicio Guasticchi, del Partito Buongiorno. Democratico. Benvenuto. E benvenuto a Sergio De Vincenzi, del gruppo Misto Umbria Next, Exacto. che ha tre vicepresidenze eh, della terza commissione, della commissione statuto e della cosiddetta commissione antimafia. Parleremo di diversi argomenti, iniziamo chiaramente dal tema politico, ancora eh, si sta vivendo il dopo elezioni amministrative, si stanno mettendo a punto le varie amministrazioni nei comuni, anche importanti a partire da Terni, insomma per arrivare a Umbertide, città tra l'altro di Marco Vinicio Guastichi, dove si è votato. Eh, All'interno dei partiti chiaramente la dialettica eh, è aumentata, chiaramente, perché poi bisognerà prepararsi, questo vale per tutti per le prossime elezioni europee, il primo, la prima scadenza diciamo elettorale del 2019. Marco Vinicio Guasticchi nel, nei suoi interventi, anche a livello stampa, è abbastanza critico verso il suo partito. Eccolo, cerchiamo di capire eh, cosa, eh, cosa può oh, accadere dopo oh, l'esito delle elezioni amministrative, che per il Partito Democratico insomma sono state così altalenanti. Ecco, diciamo, in un certo qual modo, ma non succederà assolutamente nulla, cioè, oramai è chiarissimo, nessuno, nessun segretario si dimette, nessuno è responsabile, la colpa sarà, viene, viene eh, rigirata agli elettori che non hanno capito il messaggio che non ho capito neanche io tra l'altro, quindi mi considero un elettore confuso e, un, eh, e soprattutto quello che a me preoccupa è vedere questo sbandamento vero. Che c'è nel Partito Democratico Perugino. Stiamo per affrontare eh, il prossimo anno le elezioni amministrative e vedo veramente una grande confusione sotto il cielo, non vedo nessun candidato autorevole che si possa affacciare a questa competizione, vedo solo tanta autoreferenzialità, una sorta di eh, orchestrina del Titanic. Mi auguro che. In virtù anche delle spallate che in questi giorni futuri, mesi futuri, cercheremo di dare una sveglia a questo partito assonnato e troppo appoggiato, diciamo, su quella, sul corpaccio ex di del, eh, del Partito Democratico, si possa eh, imboccare una strada nuova, ma nuova veramente perché non vedo idee nuove, non vedo sicuramente la presa d'atto che siamo in un momento di grande difficoltà. Va bene, questa era la sua valutazione post-elettorale, diciamo. Io ricordavo prima delle elezioni europee, chiaramente il prossimo anno si voterà anche in comuni importanti, a partire da Perugia, eh, Foligno e altri ancora. Eh, De Vincenzi, da una parte ci sono i partiti tradizionali, il Partito Democratico, ma anche gli altri, no? poi ci sono eh, i civici, chiamiamoli così. Lei fa parte di quest'altra situazione. Quale futuro potranno avere? Questi, questi movimenti che cercano di rappresentare la società senza avere etichette politiche dietro? Ah, io, eh, tanto il momento è di confusione estrema, questo è evidente. Noi viaggiamo con eh, delle percentuali di partecipazione alle votazioni, anche le ultime amministrative, con un 40-50% di astensionismo. Questo è il dato, dato vero importante sul quale anche riflettere perché. Poi a fronte di questo ritroviamo un voto per esempio sulla Lega che è del 50-75% voto di lista, quindi nemmeno sono più i candidati a tirare la carretta, ma è soltanto un messaggio nazionale che passa attraverso i media, collocandosi poi sulla vita reale delle persone, non ce lo dimentichiamo perché non è soltanto costruzione evidentemente di media. Eh, noi come civici abbiamo puntato sin dall'inizio sulla credibilità dei candidati, cioè candidati che vengono dal mondo civile, che hanno la loro esperienza fra la gente e sono conosciuti dalla gente e votati per questo. È chiaro che manca ai civici tutto quel voto di lista e di conoscenza delle realtà che eh, evidentemente poi fa quorum e fa eh, eleggere le persone. Quindi da questo punto di vista seppure ancora nella logica di quel 40-50% di astensionismo c'è un margine importante per i civici, in realtà tutto questo va discusso e va ragionato in maniera assolutamente ponderata, posto che ormai non c'è più una politica ragionata, cioè noi incontriamo la gente ma è difficile parlare di eh, argomenti e divisioni sulla società, sulle persone. Noi, Ecco, stiamo registrando una, praticamente uno spappolamento della base elettorale, fra virgolette passatemi un termine poco diciamo, eh, corretto, però eh, c'è molta divisione su questo fronte. In realtà prevale quell'individualismo e quella spinta in, ad emergere che poi crea difficoltà anche a creare una base coerente con una progettualità definita entro la quale devono arrivare a sintesi tutte le visioni. Per questo noi anche come Umbria Next ne parleremo il 26 in un'assemblea nostra eh, che terremo alla, alla Coccinella Santa Sabina alle 5 del pomeriggio e vorremmo ragionare su tutti questi temi. Lei è stato nel suo primo intervento, insomma, abbiamo ascoltato bene, particolarmente critico verso il suo partito, ma eh, dove ha sbagliato? Particolarmente se ha sbagliato il Partito Democratico oppure eh, cos'altro? insomma. No, ma intanto, eh, come diceva prima anche De Vincenzi, c'è un problema reale di un elettorato che non è più controllabile, tra virgolette. C'è un elettorato che vota al momento, eh, un last minute del voto. Nel, di pancia, vota, beh, il tipo. voto di pancia lo dimostra anche le, con le enormi fluttuazioni sì. che questi partiti hanno nell'arco di pochi mesi. Io vorrei ricordare il caso Sicilia, dove il grande risultato dei 5 Stelle, che poi subentrava un centro-sinistra con Crocetta che anche lì era stato un voto un po', un po di pancia per poi, po dopo pochissimi mesi, cambiare completamente di nuovo il voto. Cioè oggi obiettivamente l'elettorato è più aggiornato. Segue con eh, i social eh, è aggiornato molte volte anche male, perché poi le fake news condizionano molto le scelte. Però c'è un problema di fondo. Ci sono alcuni temi. Che eh, affrontarli eh, con la pancia, come quello sull'immigrazione, dà risultati immediati. Eh, lavorarci invece con eh, logica, con raziocinio, proponendo soluzioni nel medio e lungo termine e avendo anche soluzioni portate a casa, perché vorrei, vorrei insomma, specificare che il risultato della diminuzione drastica degli arrivi in questi ultimi mesi non è certo derivante dal voto del 4 marzo, lavoro fatto da Minniti, gran lavoro fatto da Minniti, anche se poi noi ci vogliamo nascondere eh, con un cappuccio, nel senso che il fatto vero è non voler assolutamente capire come mai non arrivano più emigranti o non arriveranno più. Perché la soluzione dovrebbe essere quella di non farli partire per creare le condizioni di vita nei loro paesi. Questo sarebbe l'obiettivo unico da perseguire. In realtà si cerca di nascondere la polvere sotto il tappeto. Per cui l'importante è che non si vedano sulle coste della Sicilia, tanto meno sulle coste della Libia, e allora tanto vale, come dice qualcuno, creare campi di concentramento al confine. Eh, sud della Libia in mezzo al deserto, in maniera tale che occhio non vede, cuore non duole. È un po' questa la, la ricetta che ci è prospettata, e, non è una ricetta che ha tante controindicazioni. Un'altra domanda politica, poi abbiamo un argomento, però mi piace rimanere sul tema immigrazione con Sergio De Vincenzi. Ha fatto un ragionamento guasticchi, insomma, abbastanza preoccupante, no? perché lui dice: Vabbè, non li vediamo, però stanno lì. Eh, lei che dice, Ma De Vincenzi? Il tema è sicuramente importante perché eh, chi è colui. Eh, chi di noi in realtà eh, pensa che il problema sia un problema semplice da risolvere e soprattutto che risolto in Italia sia risolto altrove e, e soprattutto che si tenga conto delle persone. Noi abbiamo sempre detto che eh, occorre una dignità per chi ha garantire la dignità di chi ha accolto ma anche di chi accoglie. Così come sarebbe stato necessario sviluppare un sistema di accoglienza. E di formazione delle persone anziché, eh, diciamo, eh, dare soltanto assistenza senza formare le persone e dargli anche un futuro di professionalità, di mestieri tali che poi sarebbero stati interessati a ritornare nei paesi d'origine. È chiaro che, comunque, parlare di questo tema non può prescindere da una valutazione complessiva geopolitica, economica, mondiale perché noi non ci dobbiamo dimenticare che in Africa la stanno facendo da padrone nel, nel Centrafrica e a scendere eh, la Cina, quindi la Cina di fatto sta sfruttando seriamente questa, questo continente, come per eh, secoli ha fatto l'Europa, eh, non ce lo dimentichiamo, dopodiché l'Europa è arretrata e ha lasciato spazio alla Cina, oggi la Cina per sfruttare poi in definitiva crea questi flussi indirettamente o direttamente dei flussi di migrazione importanti senza dimenticarci la malavita che organizza anche questi flussi. Dopodiché spostare masse importanti di persone con culture, modi di, di vita in altri luoghi eh, significa danneggiare sia queste persone sia chi le accoglie che perde anche quell'identità, penso ad esempio all'Umbria che ci ha caratterizzato ma che l'ha resa unica nel mondo per cui la gente vuole venirla a visitare. Allora se noi snaturiamo l'Umbria dopo che abbiamo accolto, che cosa otteniamo? Che non facciamo bene a queste persone, non facciamo bene all'Umbro e quindi la risposta di pancia. Allora il, è così via via per tutte le altre regioni evidentemente, quindi il tema è un tema che va affrontato. Io non eh, sono un salviniano, però una prima risposta l'abbiamo avuta, almeno in termini generali con la chiusura dei porti, non credo che questa sia la soluzione evidentemente, ma non credo che nemmeno questo governo lo, 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 voglia perseguire questa strada forza, e basta, per però era per muovere Perché le acque. Ora vediamo che cosa accade, noi siamo consapevoli che la risposta è in Africa, ma questa risposta non può che venire globalmente, questo è chiaro ed evidente. Guasticchi, ancora una domanda politica, lei è Renziano della prima ora, uh, oggi come, come si colloca? La stessa diciamo, eh, considerazione del leader di allora, di qualche, di qualche anno fa? Oppure? Beh, allora, qualcosa è cambiato, indubbiamente. Io nel 2010 fui affascinato dal da Renzi, dalla sua politica di innovazione, il coraggio di, eh, di, di andare contro tutto e tutti però poi eh, diciamo, gli, le difficoltà ne sono venute tante perché la reazione di quel mondo vecchio resistente che poi è in grado di aspettare che è questo che mette più paura cioè, eh, sono in grado di aspettare e tirare costantemente trappole al, ai nuovi leader è quello che è avvenuto con Renzi oggi Renzi, probabilmente, no, Renzi ha fatto degli errori strategici no? importanti dal dal non essere andato a votare dopo l'Europea, eh, dopo, dopo il 40%, ad avere una leadership quindi autorevole e votata. Ha sbagliato a, nel personalizzare il referendum, ha sbagliato poi a dimettersi dopo il referendum. Però questa serie di, di errori che sono legati all'uomo in realtà non incide minimamente su quello che era la caratteristica peculiare di un partito che aveva anticipato di molti anni quello che poi è venuto in Francia con Macron, con Ammarche e sicuramente aveva dato una ricetta moderata in risposta a questi populismi esasperati che poi sono venuti fuori prepotentemente, non trovando un Partito Democratico in grado di poter dare risposte. Certo oggi pensare che la, la controparte politica eh, che ci ritroviamo, non solo in Italia. Ma è questi, eh, diciamo questa forma di populismo, sovranismo, che vede come riferimento politico Orban che è in grado di eh, alzare muri come nell'89 erano stati abbattuti. Eh, chi di noi si ricorda la, la vice, il muro di Berlino quando crollò, che per l'Europa fu un qualcosa di miracoloso, di bellissimo. Ecco, noi oggi stiamo rientrando nell'Europa dei muri. E il bello è che anche l'Italia sembra apprezzare, almeno con il sì, voto sì. di pancia, questa roba. Eh, L'accordo con 5 Stelle lei l'avrebbe fatto? Mai. Eh, De Vincenzi. Anzi, eh. vorrei anche fare una parentesi. Benissimo. Ieri ho visto che in Consiglio Comunale a Perugia in le, parte del gruppo del PD ha votato, ha nominato di fatto, votandola, la rappresentante dei 5 Stelle nell'osservatorio regionale sui rifiuti. Come un segnale politico, ritengo, perché questo vuol dire un'apertura a ipotetiche alleanze, molto, molto ipotetiche, perché poi mi risulta che subito dopo i 5 Stelle hanno massacrato il PD su un'altra vicenda, eh, un vicenda. Quindi, io ritengo che ogni partito deve muoversi con un raziocinio, con una logica e soprattutto con coerenza, perché se si pensa di fare alleanze volanti, elettorali. Eh, abbacicati dal, da un successo immediato si fa una finaccia okay. e mi sembra la strada giusta. Ah, stiamo registrando questa trasmissione oggi è martedì 10 luglio quindi ecco per chi ci segue diciamo stiamo registrando eh, i, oggi è il 10 di luglio quindi i riferimenti che poi ha fatto anche adesso Guasticchi rispetto a un voto ieri al Comune di Perugia Comune di Perugia dove Sergio De Vincenzi tra l'altro è consigliere eh, comunale eh, la domanda politica anche a lei De Vincenzi eh, si vota a Perugia il prossimo anno? momento particolarmente importante un po' per tutte le forze politiche e poi nel 2020 ci saranno anche elezioni regionali quindi sono gli appuntamenti molto importanti. Eh, che sta facendo lei? Ecco, così. Eh, concludiamo il discorso politico entriamo in quello diciamo, amministrativo, amministrativo eh, eh, no, Beh, no regionale, eh, eh, regionale. Beh, in regione eh, i temi da affrontare sono evidentemente tanti e sotto gli occhi di, di tutti eh, noi abbiamo sostanzialmente qui in regione eh, una situazione di non amministrazione questo l'abbiamo visto sui trasporti lo continuiamo a vedere sui trasporti, purtroppo non ricordo tutte le situazioni che si sono susseguite <coughs> sull'aeroporto, ma anche sulla questione dei treni, su, su, sulle strade. No? Eh, e non avere dei trasporti che ti connettono con il resto del mondo, questo significa poi rimanere una riserva in via d'estinzione. Cioè abbiamo il tema della sanità, eh, fondamentale il tema della sanità. Noi stiamo aspettando un piano. Eh, diciamo, sanitario che ci dica questa regione dove vuole andare, in un quadro complessivo di, di servizi e anche di eccellenze paradossalmente, che però non sono messe a sistema. Faccio un esempio per tutti. Eh, a Terni abbiamo all'ospedale di Terni abbiamo 6-7 primariati che eh, stanno o andando in pensione o stanno andando via con delle eccellenze che L'ultima è il professor Carletti, e noi di questo ne paghiamo scotto in tutta la comunità regionale, non solo Terni evidentemente. Allora la domanda è: dov'è che questa giunta. Sono preoccupato della mobilità passiva, Lei, no, non sono preoccupato solo della mobilità passiva. Alla fine, questo è un, problema, un tema economico, ma anche di servizio perché io dovrò partire come paziente, andare fuori, cercarmi l'eccellenza diciamo, per potermi curare, dopodiché c'è tanta gente che questo non lo può fare oggettivamente e allora, e allora significa non tener conto veramente delle persone più semplici, delle persone che hanno più bisogno e ricordando che noi abbiamo avuto un piano sanitario nel 2009 che non è stato assolutamente attuato e oggi ci viene teoricamente più o meno riproposto quello, Adesso stanno andando a regime le AFT, le aggregazioni eh, sul territorio dei, medicina, di me, dei medici di base e eh, della continuità assistenziale, che era già prevista nel 2009. Quindi, questo per dire in quale situazione di arretramento stiamo, e questo dispiace molto perché abbiamo non solo professionalità, ma persone che tutti i giorni combattono per offrire servizi di qualità a, eh, con competenza ai pazienti e lo fanno anche a proprio rischio. Né? Non ci dimentichiamo tutto il tema della copertura assicurativa anche per tanti diciamo, servizi che nascono dalla disorganizzazione. Quindi il tema vero è riorganizzare la sanità Umbra, offrire strutture e eh, attrezzature all'avanguardia <coughs> con personale, e questo è l'altro tema, ehm, giovane, perché purtroppo la competenza è funzione poi anche dell'esperienza e questa sta venendo a mancare. Le ricordo da lei, poi vado da Guasticchi, lei eh, si è soffermato qualche giorno fa su, sulla povertà delle famiglie basandosi su alcuni dati dell'Istat manifestando chiaramente preoccupazione per questo l'umbria come molte altre regioni insomma sta soffrendo le famiglie umbre stanno soffrendo ancora no? questo, questo periodo post crisi che sembra non passare mai sì ma questo è il tema eh, che, che ci portiamo dietro purtroppo dalla crisi del 2008 ma dell'inadeguatezza come dicevo prima di tutta una serie di servizi che hanno bloccato lo sviluppo della regione perché eh, noi non ci dobbiamo dimenticare che non esiste soltanto la povertà assoluta, esiste la povertà relativa che è quella che pesa di più oggi alle famiglie, fra virgolette nel senso percentuale purtroppo. Che una larga percentuale, eh, intorno quasi al 15% di famiglie, si trovano in questa condizione. Che cosa significa? Significa semplicemente che anche i figli di queste famiglie non possono andare a prendere una pizza con i genitori il sabato sera, per dire, no? e questo aspetto, eh, che ovviamente non si può ridurre alla pizza, evidentemente, ma a sì, tutta una serie di, stai, altri, insomma, cioè... di altri servizi, gli sport, le cure. Eh, sono tutti aspetti che poi le persone eh, pagano, non pagano nel senso che non ne possono soffrire. A Ma sì, lei eh, viene dall'esperienza comunale, presidente di provincia, in regione, vicepresidente dell'assemblea legislativa, insomma lei ascolta gente come amministratore da, da molti anni. Come è cambiato il rapporto innanzitutto tra il politico e il cittadino e soprattutto quali sono le esigenze? Uh -huh io tra l'altro ho anche un'esperienza eh, essendo funzionario di banca Perfetto. di contatto di, di, di un altro tipo di contatto con, con la clientela Beh, diciamo che l'elettorato è rimasto sempre quello cioè, poi alla fine noi rappresentiamo uno spaccato di società che, che da una parte cerca di rinnovare cerca eh, di stigmatizzare i comportamenti dei politici che sono in realtà lo specchio diretto di quello che è l'elettorato. Per cui, eh, diciamo, sono cambiate le regole di ingaggio. Grazie a Di oggi non si possono più promettere posti di lavoro, però si può aiutare notevolmente le persone a utilizzare gli strumenti per trovare posti di lavoro. Creare il, o creare impresa. Per cui il politico oggi deve essere una persona che è in grado di coprire culturalmente una vastissima gamma di necessità e soprattutto diventa una guida verso appunto le potenzialità espresse a livello istituzionale. Tanto per essere chiari, se un giovane viene da me e mi dice io vorrei, far mettere, vorrei attivare un'impresa, che posso fare? Ci sono i centri per l'impiego, ma anche il politico può, deve sapere che ci sono leggi speciali che consentono di attivare eh, un'impresa anche se non siamo in presenza di un capitale eh, diretto. Eh, per quello che riguarda poi altre forme di intervento, di, di, di poter indicare le strade per utilizzare un welfare che è un welfare importante per la nostra regione, eh, capire anche sul mondo della sanità, prima è stato, eh, no, De Vincenzi è stato abbastanza critico, però io vorrei... Una lancia, invece, il problema di questa amministrazione è un altro, non è quella di operare, perché nel mondo della sanità, secondo me, si è operato molto bene, lo dimostrano i dati che vengono riconosciuti a livello nazionale. Eh, si comunica male le, tutto ciò che si sta facendo. Per esempio, un dato che dovrebbe aprire gli occhi, farci aprire gli occhi, è legato alle file d'attesa. Allora, eh, ho scoperto che più di 50.000 appuntamenti l'anno vengono disdetti e Questo crea ovviamente un disservizio enorme, ma non generato dalla disponibilità delle strutture sanitarie, dalla, dalla irresponsabilità degli utenti. Allora, ma questo è per far capire una goccia nel mare. Poi certamente noi dobbiamo creare una sanità dove ci siano dei primari importanti in grado di attirare, eh, di attirare anche da fuori regione, eh, diciamo, gli utenti. Però ad oggi. Un'opera di razionalizzazione è stata fatta, è stata poco comunicata. Quindi oggi chi si approccia alla sanità umbra non può certo dire che si ritrova di fronte ad ospedali degni, diciamo, non degni del, della nostra cultura del nostro Paese. Ci sono difficoltà gestionali operative che si sta cercando costantemente di superare. E questo, però, ribadisco, come in tanti altri aspetti, non viene comunicato. Per i trasporti, allora i trasporti è vero, l'Umbria nasce male da un punto di vista trasportistico e parliamo di, di quasi un secolo fa, quando si fece la scelta ferroviaria che non eh, attraversava la regione ma eh, la sfiorava eh, lateralmente, quando si fece la scelta autostradale che, eh, che premiava ovviamente più la Toscana che l'Umbria. Ma oggi, se consideriamo tutti gli assi. Viariche attraverso la nostra regione, se consideriamo collegamento diretto col Freccia Rossa per Milano, se consideriamo che la tratta inferiore dell'FCU che, che in questi mesi si sta totalmente riorganizzando e ristrutturando creerà collegamenti diretti con Roma, eh, Perugia-Roma con un'ora e mezzo più eh, e varie volte al giorno. Consideriamo un aeroporto che grazie all'intraprendenza della Lorenzetti, ancora me lo ricordo quando intercettò. I 60 milioni d'euro del giubileo e creò uno scalo che oggi ci consente di poter ospitare anche voli importanti. Ecco, tutta questa, tutte queste cose, se noi non siamo in grado di dirlo, di spiegarlo, allora realmente può sembrare che ci troviamo in difficoltà. Eh, rimaniamo, ha toccato diversi argomenti, no? e quindi con lei andiamo a chiudere proprio, De Vincenzi su queste situazioni che Guastichi giustamente dice ci sono le potenzialità bisogna ma questo l'ho detto anch'io che le potenzialità ci sono il problema vero è metterle a sistema perché il tema è, che è quello che la gente rileva quotidianamente è vero eh, i disservizi sulle liste d'attesa sono tanti motivi ma alla fine esistono allora c'è qualcosa che non va nell'organizzazione e non ci dobbiamo cullare sugli allori eh, sulla regione benchmark parlando di sanità, perché quelli sono dati obsoleti, fanno riferimento al 14-15. Quindi, noi stiamo tre anni dopo con problemi eh, importanti. Basta che parliamo di Orvieto, Se vogliamo, io l'ho seguito abbastanza da vicino tutte le questioni di Orvieto, lì abbiamo avuto sale operatorie chiuse per mancanza di anestesisti, cioè il problema è programmatorio. Allora su questi temi dobbiamo ragionare in maniera, io mh, sono sempre stato disponibile a ragionare in maniera pacata, ma nell'ottica del bene delle persone, non del bene di alcune frange eh, che operano all'interno del sistema e di questo credo che eh, ne abbiamo un pochino tutti contezza. Il discorso dei trasporti eh, non esiste solo Perugia, abbiamo dovuto tribolare il giusto per avere Freccia Rossa Perugia, ma non ci dimentichiamo che noi abbiamo aree interne dove rispetto alla media nazionale abbiamo la, la minore percentuale di popolazione, eh, l'Umbria sta sul 16% della popolazione regionale all'interno delle aree eh, marginali. Ma che cos'è che caratterizza l'Umbria? Soltanto Perugia, eh, poche altre realtà o è il territorio complessivo e molte volte proprio quello marginale? Pensiamo alla Valnerina, al di là chiaramente della contestualizzazione del terremoto, perché sono questi i temi. Cioè, la gente come la porti in Valnerina, come arriva nella zona di Pietralunga del, dell'Appennino, Orvieto come è servita? Orvieto sta sulla, sulla traiettoria dell'autostrada, dell ma è una città che sta morendo, eh? non ce lo dimentichiamo. Ma Quindi, sono questi i temi che, tempo, che vanno ad affrontare, affrontare tantissimi altri argomenti, non ne abbiamo più di tempo, siamo alla fine eh, di questa trasmissione. Eh, il vostro futuro politico, Quastichi, si vede anche in un ruolo diciamo. Eh, di gestione de, 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 del partito soltanto come amministratore diciamo io non, non è che sono appassionato del, delle gestioni politiche certo in una situazione come questa eh, tutti, tutti devono mettere quello che hanno di positivo nel, escludo, nella partita, non, non lo escludo. escludo certo, vedendo chi si candida penso di poter essere in grado di fornire anche un'alternativa valida De Vincenzi? Beh, io, continuerà nel suo filone, insomma. Beh, io cinico. sarei contento di rimanere coerente al mandato elettorale e credibile nei confronti dei cittadini con i comportamenti che quotidianamente assumo. Grazie per essere stati con noi. Grazie a Marco Vinicio Guastichi, vicepresidente dell'Assemblea legislativa, e al uh, tre volte vicepresidente Sergio De Vincenzi, del Fondo della... Dei, Terza commissione della commissione statuto e della commissione antimafia, insomma, grande lavoro da fare no? per, per entrambi. E allora buon lavoro grazie. a tutte e due, grazie anche a voi per averci seguito, l'appuntamento alla prossima settimana, arrivederci.